La situazione odierna pone delle importanti domande su come l'esperienza col coronavirus possa modificare la relazione con l'ambiente in futuro e la tendenza a mettere in atto comportamenti proambientali. Come ci spiega Ferdinando Fornara, se da una parte l'emergenza attuale può attivare comportamenti virtuosi, dall'altra è possibile che le tematiche ambientali passino in secondo piano. Inoltre, il Covid-19 sta modificando anche la nostra relazione con l'ambiente artificiale urbano. L'esperienza di lockdown cambia profondamente la dialettica tra dentro e fuori, l'attaccamento ai luoghi e l'accesso a spazi ricreativi, con cambiamenti che potrebbero essere anche duraturi. Buongiorno professor Fornara, ringraziamo il professor Ferdinando Fornara per aver accettato il nostro invito, la partecipazione a questo progetto che si chiama Intelligenza della Città, promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'INU, sezione Lombardia. Ringrazio il professor Fornara perché Ferdinando si occupa da moltissimi anni ed è il suo principale interesse di ricerca di psicologia ambientale, psicologia architettonica e quindi sicuramente è una persona adeguata per parlarci di psicologia ambientale in questo spazio dedicato alla psicologia. Ecco, parto subito con una domanda, terminati i ringraziamenti. Ecco, noi stiamo assistendo oggi al diffondersi del Covid-19, i nostri comportamenti, la nostra percezione è influenzata pesantemente dal diffondersi del virus e sicuramente il diffondersi della pandemia ha a che fare con la relazione dell'essere umano con l'ambiente. Ecco, quindi al di là delle evidenze empiriche, anche parlando delle evidenze empiriche sulla relazione tra pandemia e la nostra relazione con l'ambiente, un aspetto che mi interessava particolarmente è capire se questa pandemia sta poi cambiando la nostra relazione con l'ambiente. Quindi stiamo imparando la lezione oppure no? Intanto, certo, sembra ci siano delle evidenze empiriche che dimostrano come effettivamente ci sia una relazione tra la pandemia e appunto fenomeni come il cambiamento climatico. Sembra che appunto il cambiamento climatico effettivamente insieme ad altri fenomeni legati all'ambiente, per esempio la conversione di aree naturali in aree produttive, urbanizzate, la riduzione della biodiversità, possano aver favorito appunto questa trasmissione definita zoonotica, no? Quindi interspecie che appunto arriva fino alla trasmissione alla specie umana. E effettivamente sembra che anche ci siano evidenze di come inoltre anche le malattie, i virus diciamo esistenti e anche quelli che magari ci colpivano e ci hanno colpito in passato possano come dire aumentare, tant'è che appunto alcuni paventano il rischio che questa situazione che stiamo vivendo ora non sia una situazione che terminerà con la fine del SARS-CoV-2, ma che ce ne saranno altre analoghe. E ecco, giustamente la professoressa Sacchi metteva l'accento su queste relazioni tra Covid e cambiamento climatico e fenomeni legati all'ambiente. Intanto è da dire come dal punto di vista del fenomeno, anche in relazione dei fenomeni, anche in relazione appunto alle persone che percepiscono, ci sono delle differenze, no, importanti, per esempio in termini di distanza psicologica, se pensiamo a dimensioni quali quella temporale, quella spaziale o livelli di astrazione, per esempio per quanto riguarda la pandemia è qualcosa che ci tocca nel qui ed ora e tocca a noi. Mentre magari fenomeni come il cambiamento climatico sono più percepiti come qualcosa che riguarderà i nostri nipoti e pronipoti. Poi la pandemia, come abbiamo visto, ci ha colpito in maniera così immediata, improvvisa, nello spazio di pochissimi mesi appunto abbiamo subito un cambiamento incredibile di stili di vita e li abbiamo anche, per la maggior parte di noi, accettati.
Al contrario, fenomeni quali appunto quelli ambientali, che appunto sono spesso sintetizzati proprio dal cambiamento climatico, sono fenomeni che hanno un lasso temporale più ampio, più lento, e quindi gli effetti di quello che sta accadendo, è accaduto di recente e continua purtroppo ad accadere, sembra che siano effetti appunto a medio-lungo termine. Poi anche se pensiamo alle conseguenze, diciamo, delle azioni governative, no? Se pensiamo alle conseguenze delle decisioni sia a livello locale che nazionale, tipo appunto il lockdown, che succede? Che subito il contagio diminuisce, fortunatamente. Mentre, come dire, il fatto di fare adesso per esempio una scelta in termini di investimento in nuove energie, potrà portare dei benefici soltanto anche qui, in tempi che non sono immediati ma sono medio-lunghi. Poi altre differenze hanno a che fare per esempio con la percezione del rischio, appunto, perché appunto, noi sentiamo forte il rischio di essere vittime, no? della pandemia, sia direttamente che indirettamente, mentre il discorso appunto, dei fenomeni legati all'ambiente, perdita di biodiversità, cambiamento climatico, sono, come dire, considerati, no, un rischio mediamente percepito come più basso. C'è anche un discorso legato all'efficacia proprio dell'azione governativa, perché se pensiamo appunto all'efficacia, appunto a livello spaziale, no? A livello locale, nazionale, anche qui rispetto alla pandemia, anche appunto la zona rossa circoscritta in quella data comunità di poche anime ha subito effetto. Mentre ovviamente anche qui, anche se a livello nazionale noi andassimo verso scelte energetiche più virtuose, okay, in termini di sostenibilità, purtroppo se lo facciamo solo noi o se lo fanno in pochi a livello planetario, questo non avrà effetto, e quindi c'è bisogno in questo caso di un livello planetario di cambiamento appunto di comportamenti. Poi anche se pensiamo agli stili di vita, appunto gli stili di vita che stiamo adattando adesso in seguito alla pandemia, quanto spesso ci diciamo è non vediamo l'ora che finisca così torniamo a come era prima. Quindi in qualche maniera li percepiamo come transitori. Invece se vogliamo effettivamente che il mondo vada in una certa direzione, appunto, in termini di riduzione di fenomeni quali climate change, cambiamento climatico, allora ovviamente siamo costretti ad adottare comportamenti non per un determinato lasso di tempo, ma per sempre. Quindi questa è un po' una serie di appunto, distinzioni, no, che sono emerse e che in qualche maniera contraddistinguono aspetti che hanno a che fare anche con la percezione appunto delle persone. Poi certo è da dire che diciamo per quanto riguarda le relazioni tra quello che sta come dire portando la pandemia rispetto all'ambiente e appunto a possibile riduzione del cambiamento climatico, indubbiamente a breve termine gli effetti sembra che siano positivi, almeno noi vediamo alcuni effetti positivi. Ricordo ancora le immagini di animali selvatici per le strade, ricorderete durante il primo lockdown, quello nazionale generale, che era un esempio appunto di natura che riconquistano i suoi spazi, così come ci sono appunto dati sulla diminuzione nel mese di marzo del 2020 come dire, degli inquinanti, no? a livello urbano, nazionale, e sappiamo come per esempio la riduzione massiccia, no? di voli aerei, anche quello è stato un elemento che ha ridotto appunto l'impatto, e quindi la pandemia all'ambiente ha fatto bene, però purtroppo a lungo termine non possiamo dire la stessa cosa. Intanto non sappiamo se adesso ovviamente lo vediamo anche nelle scelte la precedenza
agli aspetti legati all'economia, che vengono spesso comunicati mediaticamente come più importanti rispetto ad altri aspetti, ecco, questo può far sì che se appunto viene investito soprattutto per il recupero economico, allora, come dire, i fondi, per esempio, investiti per invece salvaguardare l'ambiente possono invece diminuire. E questo appunto è un rischio che corriamo. Ecco, l'altra cosa è appunto il discorso dei temi ambientali che, come dire, effettivamente mediaticamente gli aspetti legati alla pandemia in questo ultimo anno hanno effettivamente occupato le trasmissioni e anche ovviamente a livello di trasmissioni non soltanto penso ai media, come dire, classici, ma anche appunto i social, no? A tutti i livelli. E quindi effettivamente gli aspetti legati appunto al cambiamento climatico o alla salvaguardia dell'ambiente sono stati visti soprattutto in relazione alla pandemia. E nonostante questo, noi appunto proprio lo scorso anno ci sono stati anche eventi catastrofici dal punto di vista naturale, grandissimi incendi in Australia, in California, che come dire appunto mediaticamente hanno avuto meno impatto. E appunto sembra che sia dimostrato come il 2020 sia stato l'anno più caldo che sia stato mai registrato. Quindi questo, come dire, prova, no, del riscaldamento globale. E appunto a fronte di tutto questo, ecco, appunto ricordo come abbia girato parecchio, diventato virale come tanti altri, il meme di Greta Thunberg, la famosa nota giovane attivista, leader di movimenti di salvaguardia ambientale. Ecco, ricordo questo meme appunto con Greta Thunberg con il viso imbronciato che appunto diceva non mi considera più nessuno, e credo che questa sia una rappresentazione, come dire, che vale più di mille altre, no, parole rispetto a quanto appunto la Greta Thunberg, che è stata appunto personaggio dell'anno in vari consessi negli scorsi anni, appunto nel 2020 praticamente è stata del tutto assente dai media. Non credi che la pandemia possa in futuro fare un po' da volano per promuovere dei comportamenti più rispettosi, più virtuosi nei confronti dell'ambiente? Oppure, come dire, c'è una sorta di competizione, no? Tra rischi, tra allarmi, per cui adesso ci dedichiamo alla pandemia e quindi dell'ambiente non riusciamo più ad interessarci. E perché soprattutto questo avviene? Da un lato io appunto pavento il rischio che appunto ci possano essere delle priorità, come appunto dicevo prima quella economica. C'è uno studio recente proprio che ha dimostrato come, ecco, strutturare la comunicazione dando priorità, no, alle esigenze economiche, di recupero economico degli individui e dei cittadini, anche a scapito, no, di salvaguardare l'ambiente, quindi mettere al primo posto l'economia e mettere appunto gli aspetti legati all'ambiente come secondari, ecco, questo fa sì che le persone promuovano meno politiche a supporto appunto di scelte sostenibili. Quindi questo è un grosso rischio che possiamo paventare. D'altro canto è vero che appunto il livello della scelta politica, che poi appunto come dicevo prima, anche è in simbiosi anche con le scelte dei cittadini, quindi c'è una relazione di mutua relazione causazione tra questi livelli, una relazione circolare che può essere virtuosa o viziosa. Ecco, il livello della politica è troppo importante e ovviamente laddove la politica fa da traino, ovviamente è possibile avere anche, no, delle campagne che magari si servono anche d'aiuto di evidenze empiriche che emergono per esempio nella psicologia della comunicazione, psicologia sociale della comunicazione, che magari possono suggerire, no, su quali
fattori fare più leva per convincere le persone a fare delle scelte appunto in direzione della sostenibilità. Però per fare questo ovviamente è necessario a livello politico, perché a livello politico è quello che poi fa sì che appunto vengano per esempio finanziati questo tipo di campagne. Quindi chiaramente adesso stiamo anche assistendo, ovviamente non è centrale in questa nostra conversazione, no? L'elemento politico, stiamo però assistendo ad alcuni fenomeni anche di cambiamenti di colore, anche di sicuramente nazioni leader a livello planetario, che sicuramente possono, come dire, fornire un messaggio di speranza, diciamo così, a chi appunto supporta idee politiche, scelte appunto che privilegino appunto il cambiamento ambientale appunto nell'ottica, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sicuramente la pandemia sta anche cambiando e ristrutturando la nostra interazione con lo spazio artificiale costruito, con la città, con le nostre case. Stiamo vivendo un'esperienza straordinaria per noi di lockdown, di immobilismo, quindi sta veramente cambiando la nostra relazione col dentro, col fuori e la nostra relazione anche con, appunto, con gli spazi costruiti, con le nostre città. Ecco, su questo, quali sono degli spunti di riflessione che si possono fare? Quanto duraturi potranno essere questi cambiamenti? C'è stato un cambiamento di vita incredibile che appunto ha toccato praticamente tutti, chi più chi meno, e questo ha portato appunto a nuove adozioni, nuovi comportamenti o all'uso degli spazi anche a livello urbano differente da quelli che avevamo prima. L'ambiente residenziale sono diventati il fulcro, no, della nostra vita per molti di noi. Okay. E questo ovviamente con vari tipi di conseguenze. Allora, tanto la centralità della casa, ecco, è stata, ci sono alcune, anche uno studio diciamo recente, no? Riportava anche delle narrative recenti post lockdown, durante il lockdown rispetto alla casa, sia narrative ovviamente diciamo così positive, quindi la casa come luogo di sicurezza dove il virus non entra fondamentalmente, ma anche la casa come luogo almeno del focolaio domestico classico, almeno sto con i miei cari, ho più tempo di stare con i miei cari, e come dire, questa maggiore dedizione ovviamente vista in positivo. Però sappiamo anche che la casa è stata anche luogo per alcuni di isolamento, di solitudine, e per altri è stata luogo di esacerbazione di conflitti. E anche, diciamo, vedendola come dire, conseguenze meno forti, ma ugualmente psicologicamente importanti, il fatto di avere meno spazio a disposizione e il fatto di percepire una violazione della privacy. Ok? Ecco, sempre quello studio di cui parlavo prima, una parte si è focalizzata anche su questo. È stato verificato come coloro che erano più soddisfatti come dire, degli aspetti spaziali della loro abitazione in termini proprio di avere privacy opportuna o appunto comunque avere una metratura adeguata, no, per le proprie esigenze, non sentire affollamento a casa. Ecco, questo, coloro che erano più soddisfatti di questo erano, come dire, coloro che percepivano anche minor stress legato alla situazione appunto contingente del lockdown. Ecco, questo ha a che fare anche con un costrutto molto studiato in psicologia ambientale, appunto se parliamo di casa, ma anche di ambiente residenziale tout court. C'è questo costrutto che è quello di attaccamento al luogo, che è appunto un costrutto che ha a che fare proprio con un pattern psicologico di relazione con il luogo, soprattutto di tipo affettivo. Quindi il sentire questo legame con il proprio luogo, soprattutto i nostri luoghi di vita, no? I luoghi appunto che per noi sono significativi, tant'è che se pensiamo a quando siamo a volte costretti, a volte anche scientemente, intenzionalmente,
abbandoniamo un luogo per andare a vivere in un altro, molto spesso restiamo attaccati al luogo che abbiamo lasciato. Magari possiamo avere anche una relazione psicologica ambivalente, ma c'è anche questa componente affettiva di attaccamento. E, ecco, sicuramente il fenomeno del lockdown ha portato a questa centratura sulla casa, sull'ambiente residenziale. Questo può aver avuto conseguenze positive nei termini di, per esempio, vivere di più proprio ambiente residenziale, per esempio, incontrare di più le persone che vivono vicino a me, quindi relazioni di vicinato, sempre ovviamente rispettando le prescrizioni. E quindi ovviamente è dimostrato come l'attaccamento al luogo fisico-spaziale è funzione anche dell'attaccamento al luogo sociale, quindi quanto più mi sento bene in termini di relazioni nel luogo dove vivo, tanto più è probabile che, come dire, mi attacchi e mi senta legato anche al luogo fisico-spaziale. Quindi la comunità in qualche maniera è rappresentata fisico-spaziale dalla città, dal quartiere in questo caso, e il quartiere è rappresentato dalla comunità, c'è una sorta di sovrapposizione tra i due livelli. Allo stesso tempo, però, il fatto di sentirsi magari costretti a vivere appunto confinati nel proprio quartiere, nella propria casa, soprattutto chi appunto ha vissuto questo come imposizione, si può immaginare che possa aver avuto anche conseguenze negative. Comunque sia, possa avere come dire sviluppato anche un rapporto di tipo ambivalente, no, col luogo, nel senso che da un lato sì, ok, è un luogo a cui sono attaccato, attaccata, perché comunque appunto ci vivo da tempo e può essere per me contenitore di significati e di memorie, però allo stesso tempo il fatto di essere appunto costretto a starci dentro può come dire, provocare questo senso di oppressione in qualche maniera che può portare appunto a questa negatività. Forse nella domanda c'era anche riferimento agli spazi esterni. Ecco, per esempio, sicuramente il fatto della chiusura di tanti luoghi pubblici e il fatto che appunto la mobilità in generale fosse abbastanza ridotta, ha fatto sì che magari in molti casi, molte persone abbiano utilizzato di più appunto gli spazi esterni, anche e soprattutto gli spazi verdi, e questo oltre, se parliamo di spazi verdi naturali, oltre a essere dimostrato, c'è una vastissima letteratura che dimostra come appunto il contatto con la natura abbia degli effetti positivi a livello psicofisico. C'è tutta una letteratura proprio sulla restorativeness, cioè sulla rigeneratività, soprattutto dei luoghi naturali. Ecco, oltre questo, ci sono studi che hanno mostrato come l'essere a contatto, l'aumentare il contatto con i luoghi naturali, aiuta anche a sviluppare di più la connessione con la natura, il sentirsi appunto connessi, legati anche agli ambienti naturali. E questo, altri studi hanno mostrato che questa connessione, questo sentimento porta anche a appunto attuare comportamenti in modo più frequente di salvaguardia dell'ambiente, di appunto azioni, comportamenti sostenibili in generale. Quindi ecco una relazione anche tra questo aspetto dello spazio naturale, del contatto con lo spazio naturale e comportamenti appunto sostenibili. Poi ecco, sicuramente a livello anche più generale urbano, ecco, ci sono degli aspetti anche qua toccati importanti, per esempio penso alla mobilità in termini di come ci muoviamo, trasporti. Sicuramente gli sforzi fatti per promuovere il trasporto, modelli di trasporto sostenibili, spesso modelli di trasporto pubblico, per esempio. Ecco, in questo caso ovviamente c'è un grosso competitor, cioè il fatto che ovviamente la paura del virus, del contagio, come sappiamo, in molti casi, oltre alle riduzioni di frequenza dovute appunto alle prescrizioni da parte dei governi nazionali e locali, poi le persone, mediamente, molte persone hanno più paura a prendere i mezzi pubblici e quindi magari se non costrette cercano altri mezzi. Però la bicicletta, stavi dicendo,
Sono un momento fortunato. Esattamente, esatto, c'è la bicicletta e soprattutto c'è anche il fatto che nell'ultimo anno sicuramente lo sappiamo, a parte gli incentivi statali, però c'è stata un'esplosione di questi mezzi di trasporto sostenibili nuovi, come appunto i monopattini, sono proprio l'esempio classico, ma poi ci sono tante varianti sul tema, sono tutti esempi di modalità di trasporto sostenibile che prima non c'erano o c'erano in maniera, come dire, marginale, no? Nelle nostre città, e che adesso invece hanno preso piede e quindi questo è un possibile appunto futuro rispetto per esempio alla mobilità, così come so che appunto tra non molto avremo questi veicoli che appunto non si muovono su terra, no? Ma appunto si muovono nell'aria. Eh? Quindi ecco, tutti gli aspetti relativi per esempio al traffico, che è sicuramente dei punti dolenti, no? Delle nostre città, potrebbe in qualche maniera essere risolto, non lo so, ma comunque portare a dei cambiamenti importanti proprio grazie a queste innovazioni tecnologiche, che sicuramente è un esempio di innovazione tecnologica spinta dall'effetto della pandemia. Quindi c'è questa relazione di una sorta di accelerazione dovuta alla pandemia, magari di qualcosa che già stava accadendo, perché i monopattini elettrici, per esempio, non nascono con la pandemia e ovviamente questi nuovi mezzi di trasporto su terra, diciamo così, che vanno no, in aria, si muovono appunto nell'aria e ovviamente prototipi già sviluppati da tempo. Come alcuni cambiamenti forzati possono in realtà essere portati, no? Nel tempo, possono portare anche dei cambiamenti che sono funzionali, no? Anche dopo la pandemia, anche dopo il lockdown. Nel cambiamento che sta avvenendo ora, importante, che potrebbe non essere transitorio o essere solo parzialmente transitorio, è riguardo ovviamente il modo di lavorare, no? Il modo di lavorare adesso, appunto, finché siamo in questa condizione, molti di noi lavorano appunto a distanza. Però sappiamo bene come questo, anche qui, c'è stato uno sviluppo, un'accelerazione incredibile, no? Rispetto a tecnologie e anche rispetto alla nostra capacità di interagire con queste tecnologie, che fortunatamente mediamente è di molto aumentata. E questo appunto potrebbe darsi che porterà poi, una volta che l'emergenza, speriamo presto, sia terminata, sarà terminata, porterà appunto, questo ci sono già delle previsioni fatte appunto da sociologi del lavoro che, come dire, vanno in questa direzione, porterà appunto a il futuro sarà molti lavoratori lavoreranno in questa maniera. E ovviamente questo significa un cambiamento appunto epocale, nel senso che anche qui la nostra pragmatica dell'uso dello spazio urbano cambierà, perché magari forse vedremo, se lavoriamo di più a casa, forse vedremo molto online i colleghi o le colleghe, vedremo molto, come dire, di persone, soprattutto i vicini o le persone che abitano nel nostro intorno, va, diciamo così. E magari, come dire, il tempo strutturato per vedere gli altri fuori dal vicinato sarà un tempo più legato, per esempio, a spazi ricreativi, quindi sarà più un tempo per attività ricreative. Quindi questo intanto è importante, perché ovviamente come se, come dire, se si andrà in questa direzione, in molti casi l'ambiente lavorativo, che è anche ambiente di socializzazione, di relazioni sociali, queste relazioni sociali saranno più mediate e quindi ovviamente ci sarà, se utilizziamo una metafora omeostatica, ci sarà bisogno magari di recuperare socialità altrove in qualche maniera. Quindi questo, se si va in questa direzione, è probabile che possano aumentare queste occasioni. Poi, più in generale, per molti di noi, appunto proprio per l'automazione di tanti processi che prima invece erano le persone che dovevano fare alcune azioni, adesso invece le fanno le macchine, il tempo libero e quindi da destinare ad attività ricreative, lo vediamo nell'ultimo secolo e 20 anni, insomma, all'inizio del Novecento, è aumentato gradualmente.
E quindi ovviamente avremo, come dire, gli spazi creativi rivestiranno un ruolo ancora più importante. E quindi, e qui appunto anche qui la psicologia ambientale, studi di psicologia ambientale suggeriscono come appunto il fatto di partire dai desideri, dalle esigenze, dalle percezioni degli utenti è importante proprio per allestire anche dal punto di vista del design spazi creativi che appunto soddisfino queste aspettative. E quindi, come dire, l'andare anche qui ad indagare, a tastare il polso, tra virgolette, alle persone per capire come vogliono ricrearsi, cioè anche in un ambiente, per esempio, penso a un museo, penso appunto a una biblioteca, penso a attività, per esempio, espressive, che adesso anche hanno molto successo, penso allo yoga, alla mindfulness o al Pilates, che sono attività appunto che uniscono, vabbè, alcune più verso il versante meditativo, altre più verso il versante ginico-salutare, diciamo così, ma sono esempi di attività che, come dire, anche appunto gli spazi, il come vengono allestiti può fare la differenza. Grazie, la ringrazio tantissimo, professor Fornara, perché è riuscito a tenere dentro diversi livelli di analisi, da quello politico a quello individuale, a tenere dentro il tema della pandemia, ma la relazione con l'ambiente naturale e anche con l'ambiente urbano e artificiale, che credo essere di estremo interesse anche in prospettiva futura. Anche perché poi questi temi non sono slegati, no? L'uno dall'altro, cioè come noi viviamo la città e come ci comportiamo anche nel nostro spazio urbano ha un impatto anche sul cambiamento climatico e sull'ambiente in Esatto, senso lato. Quindi esatto. la ringraziamo ancora, la ringrazio a nome dell'INU per aver accettato il nostro invito e veramente per il suo intervento estremamente interessante. Grazie ancora. Grazie professoressa Sacchi per questo invito e ringrazio anche io l'Istituto Nazionale di Urbanistica appunto per questa opportunità appunto che mi è stata data. Grazie.